Intanto il Papa si avvia alla Cappella Paolina per l'adorazione al sacramento. Per la Scala Regia, fra le colonne allineate dal Bernini, discendono i vescovi e gli arcivescovi di tutta la cattolicità. Il più giovane è poco più che trentenne, il più anziano un romano di 100 anni. E sulle gradinate prende posto la Guardia Palatina, formata da studenti e artigiani, impiegati e operai, tutti volontari. Alla testa della processione incedono i custodi del Triregno, simbolo del papato. Logge del maggiordomo e delle dame sono gremite di invitati, fra i quali le consorti dei diplomatici. Si spalanca la bronzea porta del Filarete. Le guardie svizzere fanno largo all'ingresso della processione. Alla candidissima fiumana che avanza solennemente. Quando i primi varcano la soglia della basilica, la folla sulla piazza cerca di guadagnare ogni posto per godere più da vicino di questo spettacolo imponente. Il corteggio degli arcivescovi e dei vescovi è lentamente disceso. A palazzo restano i cardinali accanto al Papa in attesa che i padri conciliari abbiano preso il posto loro assegnato nella basilica. Intervengono missioni diplomatiche straordinarie di 85 stati.
Roma è ancora stamane la terra donde uscirà la parola di luce nel mondo. Il pontefice, dopo la preghiera, si appresta a discendere nella basilica. Il canto del Magnificat, intonato dal clero romano, accompagna i padri conciliari. Capi di Stato, prende posto il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta. L'Italia che ospita il Concilio è rappresentata dal Presidente della Repubblica Antonio Segni.
Agli occhi del Papa, la Basilica si offre in un rinnovato splendore. L'aula conciliare culmina nell'altare posto davanti alla tomba del Principe degli Apostoli, presso la quale l'attuale successore di San Pietro sosta in breve preghiera. Il Sommo Pontefice intona l'inno allo Spirito Santo, seguito da tutti gli astanti. Seguono le preghiere allo Spirito Santo, alla Vergine Madre di Gesù e agli Apostoli Pietro e Paolo, e l'invocazione dell'assistenza divina sul Concilio. La Tua ispirazione, o Signore, prevenga i nostri atti e il Tuo aiuto li accompagni, affinché la nostra preghiera e il nostro lavoro da Te prendano inizio e in Te si compiano. Papa ha dato inizio alla messa pontificale dello Spirito Santo, celebrata dal cardinale Eugenio Tisserand, decano del Collegio Cardinalizio.
Sul trono il pontefice è incensato secondo il rito. Al Vangelo. Risuonano nell'aula le parole di Gesù all'ultima cena. Lo Spirito Santo vi insegnerà tutto e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi do la mia pace, non quella del mondo. Non si turbi il cuor vostro. Il canto del credo riempie le volte della basilica michelangiolesca. Poi si compie il rito dell'offerta. Avviciniamo al momento più augusto della celebrazione dei divini misteri, la consacrazione del pane e del vino. Benedizione del pontefice conclude la messa pontificale. Prima sessione del concilio con l'intronizzazione del Vangelo, che in tutti i 20 concili ecumenici ha occupato il posto d'onore. L'arcivescovo Pericle Felici, segretario generale del concilio, presenta al Papa un prezioso manoscritto dei Vangeli, fatto miniare alla fine del secolo XV da un pio principe del Rinascimento italiano, Federico da Montefeltro. In tutte le sessioni del concilio, il Vangelo sarà deposto su un leggio dorato,
che fu già usato nel primo Concilio Vaticano. Aiutato dal cardinale diacono, il Papa indossa i paramenti vescovili e quelli che gli sono propri, come il succintorio, che è una striscia di stoffa decorata con un agnello e una croce d'oro e pendente al fianco sinistro. Il fanone, che è una grande pellegrina doppia di seta ed oro, a linee bianche, auree e amaranto. Il pallio, che è una banda di lana bianca contraddistinta da 6 croci nere in seta. Il pallio è tessuto con la lana degli agnelli benedetti dal Papa, il giorno di Sant'Agnese. È un'insegna liturgica di onore e distinzione, riservata al Papa e agli arcivescovi metropoliti. I palli sono conservati in una cassetta d'argento dorato, presso la tomba di San Pietro. Della cerimonia detta dell'obbedienza, omaggio di sudditanza e di fedeltà al capo visibile della Chiesa. Salgono al trono tutti i cardinali, i patriarchi e 2 rappresentanti degli arcivescovi, vescovi, abati e superiori generali degli ordini religiosi, oltre il segretario generale del Concilio.
Il Santo Padre si inginocchia al Paldistorio, avendo attorno i 3 avvocati concistoriali, promotori del concilio, e pronunzia dinanzi all'assemblea genuflessa la solenne professione di fede cattolica, tradizionale per tutti gli atti più importanti dell'Episcopato. Ecumenico Concilio Vaticano tradita, definita, ad declarata, presertim de Romano Pontificis primato et infallibili magisterio, indubitante recipio, atque profitio, simulque, contraria omnia, atque ereses quascunque ap ecclesia damnatas et reiectas, et anatematizatas, ego pariter damno reicio et anatematizo. Anc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potes, quam in presentis ponte profiteor, et veraciter teneo, e andem integram et inviolatam, uscat extremum vite spiritum constantissime, Deo adiuvante retinere et confiteri. Atque avei subditis, velillis quorum curat me immunere meo spectavit, teneri et doceri et predicari quantum in me erit curaturum. Ego ideum, Ioannes Vigesimus Tertius, Episcopus, Ecclesiae Sante, spondeo, voveo, agiuro, sic me Deus adiuvet, et ex santa Dei Evangelii. Pericles, archiepiscopus titulos samosatensis, firma fide credo et profiteor. Il segretario generale del concilio ripete ad alta voce dal lambone la stessa professione di fede a nome di tutti i vescovi e padri del concilio, i quali prima della fine della sessione consegneranno il documento firmato. Visibilium omnium et invisibilium, et in unum dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum. Dopo una preghiera in silenzio, la preghiera unanime, come nel cenacolo il primo giorno della Chiesa. Ecco qui, o Signore Spirito Santo, alla tua presenza adunati particolarmente nel tuo nome. Insegnaci quello che dobbiamo fare. Sii tu sola guida e ispiratore dei nostri pensieri. Il canto delle litanie dei santi invoca la Chiesa trionfante e il pontefice, impugnando la croce papale, benedice 3 volte il concilio. Ut anc santam synodum et omnes gradus ecclesiasticos benedicere digneris. Ut anc santam synodum et omnes gradus ecclesiasticos benedicere et regere digneris. Ut anc santam synodum et omnes gradus ecclesiasticos benedicere, regere et conservare digneris. Utinico sante lecce uiare digneris. Ut regibus et principibus Christianis, pace et vera concordiam donare digneris. Medizzo di tuo santo servizio, confortare e conservare digneri. A testa scoperta, recita infine la preghiera perché il Signore conceda alla Chiesa, riunita nello Spirito Santo, sicurezza e tranquillità.
Patronus Ecclesiae tue misericors Deus, o Santo Spirito congregata, ostili nullatinus incursione turvetur, per Christum Dominum nostrum. Si leva quindi in latino e in greco il canto del Vangelo, nel quale Gesù conferisce agli apostoli la potestà di insegnare, di battezzare le genti, di recare al mondo intero il messaggio della salvezza. I vescovi di rito orientale invocano melodiosamente nella loro lingua e con antichissimi testi la luce dello Spirito Santo sui lavori del Concilio. Fratres, gaudet mater ecclesia. L'assemblea è intenta adesso ad ascoltare la locuzione inaugurale del Papa. Il Santo Padre rileva che i concili ecumenici attestano chiaramente nella storia la vitalità della Chiesa Cattolica e la continuità del magistero ecclesiastico. Dopo 20 secoli, il grande problema posto davanti al mondo resta immutato. Il Cristo, sempre splendente al centro della storia e della vita. Gli uomini o sono con Lui e con la Chiesa sua e allora godono della luce, della bontà, dell'ordine e della pace, oppure sono senza di Lui o contro di Lui e deliberatamente contro la sua Chiesa. Divengono motivo di confusione, causando asprezza di umani rapporti e persistenti pericoli di guerre fratricide. I concili ecumenici sono celebrazione solenne della unione di Cristo e della sua Chiesa e perciò portano a universale irradiazione di verità, retta direzione di vita individuale, domestica e sociale, a irrobustimento di spirituali energie in perenne elevazione verso i beni veraci ed eterni. Dopo aver accennato al primo annunzio del Concilio Vaticano II, il 25 gennaio 1959, presso la tomba di San Paolo, e ai 3 anni di laboriosa preparazione, aperti all'indagine più ampia e profonda della condizione spirituale del mondo contemporaneo, il Papa afferma che nel presente momento storico la provvidenza ci sta conducendo ad un nuovo ordine di rapporti umani, che per opera degli uomini e per lo più al di là della loro stessa aspettativa, si volgono verso il compimento di disegni superiori e inattesi. E tutto, anche le umane avversità, dispone per il maggior bene della Chiesa. L'assenza di moltissimi vescovi, perché imprigionati per la fede o trattenuti da altri impedimenti, addolora il cuore del Papa, il quale trova però motivi di conforto nel fatto che la Chiesa può far sentire oggi la sua voce, piena di maestà e di grandezza, non soggetta ad ostacoli profani che si avevano nel passato. Il compito precipuo del Concilio è la difesa e l'avvaloramento della verità. E la Chiesa propone al mondo, senza distaccarsi dal sacro patrimonio ricevuto dai padri, affinché non succeda che il fascino delle cose visibili impedisca il vero progresso dell'umanità. La rinnovata, serena e tranquilla adesione a tutto l'insegnamento della Chiesa, nella sua interezza e precisione, permetterà un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze, in corrispondenza più perfetta di fedeltà all'autentica dottrina, studiata ed esposta attraverso le forme della indagine e della formulazione letteraria del pensiero moderno. La Chiesa userà la medicina della misericordia piuttosto che della severità,
mostrando la validità della sua dottrina piuttosto che rinnovando condanne. Vuol mostrarsi madre amorevole di tutti, anche verso i figli da lei separati. Con l'aiuto dell'intera dottrina rivelata da Dio, gli uomini potranno raggiungere una completa e salda unità degli animi, cui è congiunta la vera pace e l'eterna salute. La Chiesa Cattolica ritiene suo dovere adoperarsi attivamente perché si compia il gran mistero di quella unità che il Cristo ha invocato dal Padre Celeste. L'unità dei cattolici tra di loro, l'unità di preghiere e di ardenti desideri con cui i cristiani separati dalla sede apostolica aspirano ad essere ad essa riuniti. L'unità nella stima e nel rispetto verso la Chiesa Cattolica da parte di coloro che seguono religioni ancora non cristiane. Avviandosi alla conclusione, il Papa saluta il giorno foriero di luce splendidissima che sorge nella Chiesa e formula una preghiera perché si adempiano le speranze e le aspirazioni del mondo intero. Absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis, omnipotens et misericordiae. Alla benedizione apostolica che conclude la cerimonia, si inginocchiano anche i numerosi membri delegati da varie confessioni cristiane che sono presenti al concilio in qualità di osservatori. Patris et fili et spiritus sancti descendat super vos et maneat semper.